La prima volta in Vaticano, Virginia Raggi, sindaco di Roma da meno di 10 giorni, sale il colle e affronta l'incontro più importante per una città dove da sempre Campidoglio e Cupola di San Pietro si guardano. Alle 10.20 il corteo partito dal centro fa il suo ingresso dentro le mura leonine e alle 10.30 in punto la Raggi si trova nello studio del Palazzo Apostolico a salutare un po' impacciata Papa Francesco. Molto onorata. Onorata, riesce a dire la rappresentante del Movimento 5 Stelle, grazie di essere venuta così presto, le risponde il Papa, poi 30 minuti di colloquio e alla fine le foto e i doni. Insieme al sindaco, la famiglia, oltre al seguito e nelle sue mani un video con una raccolta di messaggi, appelli, inviti e testimonianze dalle periferie della capitale, la voce della Roma dimenticata. Le sue emozioni, da perfetta grillina, le affida ai social e nel suo account Twitter scrive: una grande emozione colpita dalla sua profonda umanità. Grazie. Ancora visibilmente emozionata, risponde poi al volo alle domande del nostro Augusto Cantelmi mentre rientra in Campidoglio. Che cosa l'ha detto il Santo Padre? Grazie. Di andare avanti con coraggio. Grazie. Più tardi, in un'ampia intervista a Radio Vaticana, spiegherà che la Chiesa ha un ruolo importantissimo in tutta Italia, ma a Roma in particolare, vista la vicinanza da un lato all'altro del Tevere, e confiderà di aver apprezzato molto le parole della Laudato Si, l'enciclica verde di Papa Francesco, adeguata per tensione morale e spirituale al momento difficile che vive Roma, dopo l'inchiesta mafia capitale e le tante emergenze, immigrati, famiglia, trasporti. Così l'incontro con il pontefice diviene per il sindaco, alle prese con la formazione della giunta, il primo passo per sponsorizzare il riscatto morale della città.